argomenti quasi norcini. Intanto vi chiedo, come sempre, che stiamo crescendo di parecchio, mettetemi like, campanellina e bim bim. Andiamo a fare una ricetta oggi antichissima, praticamente è il tonno del Chianti. Perché questa cosa qui, il tonno? Allora, prima di tutto, perché? Faccio un preambolo. Perché veniva fatto? Perché si ammazzava la bestia, si ammazzava e non c'era tempo di mangiarla, una bestia intera. Cosa veniva fatta? Veniva bollita, dopo vedremo in che maniera, e veniva messo sotto dei barattoli di olio. E sembra quasi, quando andiamo a fare questo trattamento, questa cottura, sembra quasi del tonno, sembra, sia nel vederlo, sia quando lo mangiamo, anche. Questa ricetta era quasi andata persa, grazie a il macellaio mitico Cecchini e altri l'hanno riscoperta. E io vi dico, non la sminuite questa ricetta, è una cosa molto bella, molto veloce e molto buona. Andiamo con tutto il resto. Un pezzo di arista. Ok, perché è la parte, diciamo, quella nobile del maiale. Certo, se voi avete un pezzo di spalla, usate quella, usate un pezzo di coscia, però questa qui diventerà molto più simile al tonno, molto più simile, diciamo, a questo trattamento. Poi va bene qualsiasi cosa se voi ce l'avete già, ok? Ma se dovete comprare, vi consiglio di comprare un'arista. La rifiliamo e la facciamo a pezzetti. Ho messo in un recipiente già del sale, del pepe, vi scriverò tutto comunque. Ho già messo degli odori, ok? Ho già messo a macerare dell'olio d'oliva buono con degli odori che vi scriverò. E ho già messo qui mezzo litro di, scusate, un litro di vino bianco e un litro di acqua con gli odori che ora vi spiegherò. Leviamoci la parte quella, diciamo così, grassa. Perfetto. Rifiliamola, perché quella grassa ci darà fastidio per fare questo piatto, perché vuole soltanto il magro. Facciamo delle striscine in questa maniera, ok? Così. E facciamo dei pezzetti. Guardate, dei pezzetti presso a poco, così. Li mettiamo, abbiamo detto, nel nostro sale, non troppo piccoli, non troppo piccoli i pezzetti, olè, così vanno bene. Li mettiamo, il nostro sale, pepe, rosmarino, chiodi di garofano, bacche di ginepro, e lo teniamo così in salamoia per 12 ore, ok? Io perché ho già fatto questo unguento? Perché anche questo qui lo lascerò 12 ore a macerare, che alla fine di tutto questo verrà qui dentro, lo vedremo man mano. Comunque io inizio già ora, inizio già con questo qui, 12 ore. Questo qui 12 ore e, come detto, la pentola con il vino e con l'acqua, anche queste qui 12 ore. Ma perché faccio questo? Non perché sono impazzito, perché almeno tutti i sapori verranno fuori, capito? Sarà buonissimo, ok? Ci vediamo fra 12 ore circa, poi l'ora in più, l'ora in meno ve la dico dopo. In questo frattempo, ovviamente, a meno che non sia notte, girate qui la carne, girate l'acqua e il vino e girate l'olio, ok? Ogni tanto girate tutte e tre. Fate 10 ore circa, vedete la carne è diventata un po' più secca, il liquido, tutto questo liquido qui l'ha buttato fuori. Ora cosa facciamo? La sciacquiamo. La potete sciacquare sotto l'acqua corrente o col vino. Io userò un po' di vino, gli do una sciacquata, ok? Faccio così e la sciacquo bene bene col vino. Ho sciacquato bene bene, levatela dal sale, eh? Ora qui deve bollire, ok? Perché deve venire la carne buona, non il brodo buono. Allora bolle e la buttiamo dentro. Non la mettete con, diciamo, il liquido qui che non bolle, non viene fuori il lesso, ok. Ora, no, avviciniamo anche la telecamera, no, diciamo, non ho capito niente, non mi hai fatto vedere, c'è poco qui da vedere comunque, ok,
arriva a ebollizione, ora cosa facciamo? E ascoltate bene, chiudiamo, abbassiamo e mettiamo al minimo del bollore, deve cuocere per 4 ore, ok? Ci rivediamo fra 4 ore. In più ci sono delle canzoni di certa gradazione. Guardate un po' qui, il tono del Chianti, guardate. Tac. Tac. È come fosse tonno, guardate qui. Metto nell'olio. Guardate qui. Tac. Come fosse tonno. Uguale. Sia la consistenza, sia il sapore. Nell'olio. Guardate qui, tac. Ah, bellissimo. Guardate qui. Allora, eccovi qua giù. Il tondo del Chianti. L'ho fatto, guarda qua, che bellezza. Apprezzate. Questo qui durerà 30-40 giorni, così in olio cottura, diciamo così, nell'olio suo. Cosa fate voi? Lo volete, diciamo così, assaggiare, metterlo sui fagioli, quello che pare a voi, guardate. È meglio del tonno, spettacolo. Buono. Mettetemi la campanellina, like, quello che vi pare. Spettacolo. Non fate in maniera che questa cosa qui sia, diciamo così, vista male. Questo è buonissimo. Lac, tonno del Chianti.